scherzi del calendario. L'ultima trasferta di questo campionato il Pescara la farà proprio in quello stadio, il Penso, dove Beppi Pillon lo scorso campionato tagliò con un punto il traguardo della matematica salvezza. Il tecnico di Preganzioli e il suo Pescara tornano in Laguna per cercare questa volta il lasciapassare definitivo per i playoff, proprio mentre il Venezia, e la situazione si è dunque invertita, ha bisogno dei 3 punti per almeno evitare la retrocessione diretta. La gara di domani, ore 15, riveste una importanza fondamentale, forse anche più per i padroni di casa che sono quasi al punto di non ritorno, mentre il Delfino, mal che vada, ha una ultima opportunità contro la Salernitana per centrare l'obiettivo. Ma Pillon non vuole distrazioni, la sconfitta del Verona nel turno infrasettimanale ha consentito al Pescara di mantenere la quinta piazza e una vittoria in Laguna consentirebbe di blindare questa posizione. La squadra è partita stamani in treno e nel pomeriggio a Mestre sosterrà la seduta di rifinitura. Con Memushai squalificato e con Canutè non ancora pronto a partire dal primo minuto, il centrocampo è fatto con Brugman, Bruno e Crecco. Due i ballottaggi da sciogliere, il primo in difesa per il posto al fianco di Scognamiglio, out Campagnaro e con Bettella non al meglio, quel posto se lo contendono Perrotta e Gravion. Il difensore della Guadalupe ha dato segnali confortanti, giocando sul centrodestra si completa con Scognamiglio e potrebbe spuntarla, anche se Perrotta sta bene ed è affidabile. In avanti, certi di un posto, Mancuso e Sottil, poi testa a testa Marras Capone, in caso di impiego dell'esterno Scuola Atalanta, Sottil slitterebbe a destra. Per il Pescara una gara non semplice, anche sotto il profilo dei precedenti al Penso, 5 le vittorie dei lagunari a fronte di 4 pareggi e di una sola affermazione biancazzurra risalente al primo confronto, nella stagione 91-92. Il Pescara di Galeone, poi promosso in Serie A, si impose per 1-2 con le reti di Pagano e di Cara. Nella stagione 2003-2004, l'ultima delle 5 affermazioni veneziane, 2-0 con le reti di Saverino e Rossi. Non positivi neanche i precedenti del Pescara con il direttore di gara designato Marco Piccinini della sezione di Forlì. 0 vittorie a fronte di 1 pareggio e 2 sconfitte. Tutte partite dello scorso campionato. Bari-Pescara 1-0, Pescara-Empoli 0-1 e Novara-Pescara 1-1. Per il Venezia situazione è decisamente migliore negli 8 precedenti. 4 le vittorie a fronte di 1 pareggio e 3 sconfitte, l'ultima delle quali corrisponde all'unica direzione stagionale coi lagunari. Cittadella Venezia 3-2 dello scorso 10 novembre.